Regà, ben ritrovati in questo nuovissimo video. Quest'oggi siamo su Monopoly Go, gioco che ormai da un mesetto è primo nelle classifiche sugli store. Io lo sto giochicchiando da un po'. Qua intanto abbiamo 20 dadi da andare a raccogliere, li andiamo a prendere. Dicevo, appunto, ci sto un po' giocando. Gioco che obiettivamente non è nulla di che, però effettivamente ti prende molto per l'effetto ludopatico che ti va un po' a creare. Tra l'altro vorrei far notare che là sotto ho più di 1600 dadi, ovviamente fatti senza shoppare. Se volete sapere come ho fatto ad averne così tanti, mi raccomando, continuate a guardare il video. Detto ciò, vabbè, qua abbiamo degli eventi molto contenutistici. Vediamo se oggi riusciamo a fare qualcosina di interessante. Per il resto qua abbiamo il forziere della comunità da andare a prendere. Allora, vabbè, qua ragazzi sono, credo, amici di Facebook. Non so bene, sì, direi che sono amici di Facebook. Tanto abbiamo un 48k, let's go. Comunque, per chi non avesse mai giocato a questo gioco, non è altro che il Monopoly, praticamente, a livello, diciamo, di concept, perché poi il gameplay non c'entra nulla con il vero Monopoly. Il nostro obiettivo qua è farmare soldi, quello che sto facendo anche adesso. In realtà sono 96.000. Tramite il tabellone ci sono sia le caselle normali, ci sono anche dei minigiochi. Comunque, beh, sicuramente durante questo video li vedremo. Con questi soldi bisogna andare a potenziare la propria città. Una volta maxata la città, verremo catapultati in una nuova città, che poi non è proprio la città a cambiare, ma è proprio anche il tema. No, oddio, in realtà la città o anche il tema, dipende. Tipo c'è il tema New York, tema Londra, oppure ci sono anche Marte. Vabbè, insomma, adesso faccio vedere che spiegarlo è un po' un casino. Allora, io qua ho farmato un po' di soldini. Come vi stavo dicendo, andiamo su costruisci. In questo momento, ecco, sono in un'industria, per esempio. Andando avanti abbiamo Camelot, il vecchio West, Rio de Janeiro, la via del lusso, notti arabe, insomma Tokyo, e così va. Ce ne sono veramente una valanga, cioè per finire sto gioco è proprio infinita. Anche perché possono mettere nuove ambientazioni i nostri amici. Comunque qua una vincita, andiamo a ritirarla, non si butta. Ovviamente, raga, con questi dadi che abbiamo, credo che posso fare un per 50, se non anche di più. Vediamo un po', per 1, per 2, per 3, per 5, per 10, per 20, per 50. Andiamo ovviamente a fare questi giri per 50. Quindi, appunto, per chi non avesse mai giocato a questo gioco, noi abbiamo il classico campo di Monopoly, tiriamo i dadi e in base a dove andiamo a finire o riceviamo dei soldi o li perdiamo come in questo caso, oppure possono anche esserci degli eventi quando andiamo nelle stazioni. Molto easy, ragazzi. Intanto qua c'è sfortuna incredibile, non mi sta uscendo nulla di content proprio. Cioè che sbo... Oh, 150 di quelli dovrebbe essere interessanti perché fanno parte dell'evento, quindi avendone presi 150 dovrei aver ricevuto diverse ricompense. Queste intanto sono delle carte che servono per collezionare, diciamo, una sorta di album. Una volta completato poi possiamo ottenere ricompense, molto easy. Cioè qua si basa tutto sull'ottenere dadi che poi ti servono per andare a fare i tiri sul tabellone, con la quale poi dopo vai a ottenere i soldi che ti servono per maxare la città. Che non vi ho fatto vedere la città. Se io vado su costruisci, vediamo un po', 50 di scudi intanto, che il massimo è 4, quindi poi si vanno a convertire in dadi. Comunque, andando su costruisci, qua appunto abbiamo tutta la mia città. Sono stato attaccato, quindi devo andare a risolvere. Per il resto, niente. Cioè, io una volta che ho raggiunto quella soglia in denaro, vado a potenziare le varie strutture. Vedete che ci sono dei pallini. Una volta che arriviamo al massimo su ogni edificio, andiamo avanti con la prossima mappa. Insomma, gioco veramente facile e intuitivo da capire. Solo che quello è il fatto: man mano che vai avanti, ricevi sempre più soldi, la ricompensa si fa sempre più alta, appunto. E quindi lì c'è un po' una sorta di meccanismo simile a quella del gioco d'azzardo, che ti invoglia anche a spendere soldi per andare avanti. Io non ho mai shoppato, infatti dopo vi dirò sempre come ho fatto ad avere tutti questi giri, che oltre 1000 sono parecchi in effetti, soprattutto se fatti senza shoppare. Qua ho ricevuto 70 dadi, penso sempre per i panini in alto a destra, quindi ottimo. Raga, qua se andiamo a finire sulle caselle che ti danno quei panini, col fatto che c'è il per 50 me ne dà un botto, quindi ci facciamo un botto di ricompense tutti di un colpo. Altra ricompensa per noi. E che fai, la butti? Oh, vabbè, qua riscattiamo molto a caso. Tanto lì si completerà, credo, in automatico la questione. Io, raga, sto usando il per 50, però se avete modo io consiglierei sempre di tenere il per 1. Cioè bisogna starci molto appresso, quindi non è che ne valga così tanto la pena. Però, qua abbiamo l'affitto, let's go. Per 50, 312k così. Dicevo, bisogna perderci molto tempo, però in realtà alla lunga è quello che ti fa ottenere di più, dato che molte caselle non ti danno nulla. E tante volte vai a usare un per 50, un per 20, un per 10, quello che è, su caselle un po' scam. Perché vi ricordo, cioè vi ricordo, ve lo dico per chi non conoscesse il gioco, che io sto usando il per 50 e in quanto tale ogni tiro sono l'equivalente di 50 dadi. Infatti vedete che qua mi va a scalare di 50 ogni tiro. Oh, finalmente una stazione, era ora. Qua iniziano i veri minigiochi, sono diversi. C'è questo della distruzione, poi c'è la banca, poi credo che andando avanti nel gioco ce ne siano altri. Comunque qua andiamo a battere, in realtà molto randomico, non credo ci sia un metodo specifico. Abbiamo fatto 1.000.000
milione 350.000, anche se il bro aveva lo scudo. E a noi sta bene così, detto francamente. Intanto altri 350 panini, 200 dadi che assolutamente non le andiamo a buttare. Quindi sì, diciamo che usare il per uno è quello che ti fa ottenere sulla lunga più roba, però bisogna starci tanto dietro col per uno, soprattutto se ne è una quantità così alta. Qua il limite fatto in modo normale, insomma, di 40 dadi, allora lì il per uno ci può anche stare. Però ci sono dei tra gli eventi, tra questo metodo che ho usato io e vabbè, insomma, io comunque adesso penso che sia meglio usare il per 50, visto quanti dadi ho. Qua sono andato anche sui lama, mi ha dato diverse ricompense, molto buono. Che mi dà di interessante? Altri dadi, sì, 30, non li buttiamo, un bel pacchettino. Raccogliamo il tutto molto volentieri. Io volendo posso andare a potenziare la mia città. Sapete che forse l'ho anche maxata? Mi sa proprio che l'ho maxata. Quindi qua andiamo a toccare per fermare. Fermate, amico mio, grazie. Ho una vincita che andiamo a ritirare, che si tratta di 10 dadi più 4 di quelli che vanno a farmarsi là sotto. Infatti ho ottenuto un milione così, che noi non andiamo ovviamente a buttare. Raga, direi che possiamo maxare. Proviamo a fare tutto. Allora, il primo edificio intanto è maxato e abbiamo ancora quasi 5 milioni. Sì, direi che ce la dovremmo fare. Se non ce la facciamo è per veramente poco, credo. Quindi anche il secondo edificio maxato. Qua posso anche tapparle tutti contemporaneamente, in effetti. E direi che ci siamo. Sì, ci siamo. 407.000. E andiamo a completare l'ultimo edificio. Bene, avendo fatto questo, adesso ci trasferiremo al prossimo tabellone, che sarà... Dove era? Rio de Janeiro, mi sembra. Assolutamente no, era Camelot. Avendo sbloccato il tabellone, qua abbiamo dadi, soldi. Cioè, è un gioco obiettivamente che fa un po' sbocco, perché è questo il gameplay. Infatti a me non è che faccia impazzire. Però visto che è un gioco che sta spingendo negli store, quindi un videino facciamolo. Allora qua, raga, a parte che sta continuando a dropparmi roba infinita, però se tappiamo sul nostro livello in alto a sinistra, io adesso sono al 142, vediamo se riesco. Bro, non scassare con tutte queste notifiche. Mannaggia a te, posso... Oh, ecco qua. Ma praticamente, raga, il prossimo aggiornamento è a livello 150. Andando a vedere sblocco questo, che non so cos'è. Comunque, insomma, quando andando avanti con i livelli, arrivati a una certa soglia, si sbloccano nuove cose fondamentalmente. Comunque, qua andiamo avanti col nostro per 50, vediamo se ci esce qualcosa di content. Sarebbe interessante magari... Bello, 300k. Ah no, 300k, però era già il per 50. Sarebbe interessante, dicevo, se il gioco volesse farmi andare a fare una bella rapina. Quello sarebbe il top. Intanto qua 960k, ringraziamo, molto buono. 625 lanci alla prossima soglia, a 1200 di quei panini. Ragazzi, arriviamo, cioè, ma per forza. Ecco, questo magari non buono. Almeno c'era lo scudo, così mi sono rifatto il lancio. Altri panini per noi, let's go. Dai, 1200, però sono assai, anche col per 50 non so se ce la facciamo. Intanto qua siamo ad 11 minuti e passa di registrazione. Non so se usarli tutti i lanci, sinceramente. Vediamo, vediamo. Però ci serve qualcosa di più, dobbiamo andare nelle stazioni. Ti giuro, è uno scam clamoroso questo. Col per 50 non si va... Oddio, anche col per 20. Non vado mai nelle stazioni. Guarda che sbocco, il nulla. Dai, che brutti sti lanci. Sì, per carità, stiamo comunque facendo soldi. Però vi assicuro che se dovessimo finire nelle stazioni ne facciamo tanti, tanti di più. Che sbocco, 150k. Io intanto posso andare a prendere una vincita, andare a costruire. Poi intanto... Oh, perfetto, finalmente. Distruzione, peccato. Per carità, non l'andiamo a buttare. Però non è come la rapina in banca. Di solito la rapina è quella che ti dà di più. Per carità, 1,5 milioni non è neanche così male, eh. Dai, zi, rapina in banca. Devo uscirci per forza di cose. Intanto 250 panini. Qua con i lama abbiamo ottenuto un'altra ricompensa. Dai, un bel 200 lanci, bro, non sarebbe male. 750.000, non male. Comunque appena arriviamo a 8 milioni, direi provo ad andare a vedere se posso maxarmi. Ecco, il per 50, raga, si va presto. Ottimo, altri 50 dadi così. Questa qua è la stazione sempre della distruzione. Mannaggia. Comunque, raga, a quando un bel like, iscrizione e campanellina. Fatemi sapere nei commenti se vorreste altri video su questo gioco. 1,5 milioni. Io ancora devo dirvi come ho fatto a ottenere tutti questi dadi, ma penso che ormai abbiamo finito, ragazzi. Mancano 220, quindi direi che, a meno che, oddio, è anche vero che se riusciamo a prendere i panini ed arrivare a 625, che poi quelli sono tacos più che panini. Sì, direi che sono tacos. Comunque 75 lanci, ci sta. Tanto li andiamo a usare subito. Per il resto qua continuiamo. Dai, bro, vai nella stazione, quella che ci dà la rapina in banca. Sì, per favore, per chiudere in bellezza. È il tuo momento. Niente, 55.000. Quando ci sono i dadi uguali abbiamo un bonus che fanno sempre comodo. Beh, 150 dadi, per carità. Ok, siamo moltiplicatore più alto. Posso fare il per 100 per caso? Aspetta. No, è impossibile per 50, perché no. No, sì, l'ho tolto per...
Ho scammato. Niente, intanto andiamo a vedere le varie vincite. Tocca per ritirare. Cosa ci ha dato? Bustina e 5 di quelli che... Ok, vediamo nella bustina se ci dà... Ma in realtà, ragazzi, cioè, devono uscirci le carte nuove, perché con i doppioni forse possiamo scambiarle. Tipo questa, la seconda che abbiamo ottenuto. Quelle in teoria le possiamo scambiare. Non so bene come funziona. Qua vado a maxarmi. Almeno ci si prova, vediamo. Forse... Che è successo? Già... Ah, beh, abbiamo fatto... Ah, livello 150, quindi siamo arrivati a un qualcosa di nuovo. Cioè, rapina in banca. Aumenta tutti i possibili i pagamenti della rapina in banca di 50k. Vabbè, capirai, 50k, zio, non è che mi cambia la vita. Prossima soglia sarà 175, dove mi sa che otteniamo solamente dei dadi, a giudicare dall'immagine. Comunque sì, direi che mi sono maxato anche qua. Sì, no, forse, chi lo sa, non dirmi per pochissimo. Naggia, per pochissimo. Va bene, ragazzi, vi devo dire allora come ho fatto a ottenere tutti questi dadi. In realtà è molto semplice, grazie a Facebook. Io ho collegato questo account a Facebook e avendo 3000 e passa amici su Facebook, infatti qua, aspetta, vediamo nella cronologia. Ecco, ritira tutto. Qua c'ho qualche amico che probabilmente si è registrato tramite Facebook e ho fatto 120 dadi così, molto easy. E quindi nulla, raga, io praticamente sono stato, calcolate, una settimana senza aprire il gioco. Sono ritornato e qua nella cronologia mi ha fatto ritirare 1000 passa dadi. Tutto qua, raga, per cui in questo caso la piattaforma dei boomer su questo gioco è una bella miniera d'oro. Qua cos'è che ho da prendere? Ah, nel negozio c'è la ricompensa giornaliera, che fai, la butti, andiamo a prenderla. Un bel regalo, dimmi che sono dei bei dadini che fanno sempre comodo. Ho anche i soldi. Ho soldi e dadi e pacchetto. Tutto è anche meglio, devo dire. Va bene, raga, dai, direi che per questo video possa essere tutto. Ci prendiamo sto pacchettino, vediamo se ci dà una nuova. Let's go. Una nuova, due nuove, molto bene. Comunque, raga, che dire, questo era Monopoly Go. Fatemi sapere nei commenti se vorreste vedere altri video su questo gioco. Per il resto, mi raccomando, un bel like, iscrizione, scambarellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.